rete alla radio. Dalla rete alla radio. Dalla radio alla rete. Un programma in collaborazione con i gruppi Fasabook. Se ci avviciniamo, perché i mezzi a nostra disposizione potrebbero essere non sufficienti ad avvertire tutta la popolazione. Allora, innanzitutto un saluto, buonasera a tutti. Siamo, mi sembra che... il numero sta crescendo, l'entusiasmo sta crescendo, abbiamo chiaramente tante cose da dire tutti quanti, siamo alla fine della campagna elettorale, l'ultima sera che si può parlare, cercheremo di dire tutte le ultime cose che abbiamo da dire. E io partirei innanzitutto a fare un piccolissimo ritorno sulla presentazione dell'altra sera, cioè la spiegazione del simbolo, che mi sembra una cosa molto importante. Gruppo Permanente Belforte si forma quasi 3 mesi fa con il coinvolgimento di tante persone. Queste persone hanno portato avanti l'idea di far crescere questo nostro paese nella sua, nella sua cultura, nel suo vero senso di paese. Noi siamo un paese piccolo, dobbiamo far crescere l'unità tra di noi, ok? Allora, questo simbolo testimonia che cosa? Le esperienze del passato, le esperienze della gente di Belforte, che tentano e riusciranno a portare, a lanciare, a far crescere il nostro paese. Il nostro paese è quel bambino che è trasparente, quindi non ha niente da dare in premio, se non la consapevolezza di voler diventare grandi insieme, di voler creare un... di voler creare una unità vera per il nostro paese, una nuova nascita del nostro paese. Allora, si sente parlare di giovani, no? Qui ci sono tanti giovani, vedete che anche il nostro gruppo penso che sia formato da tante persone che hanno costituiscono alla fine un agglomerato in cui l'età media è 35 anni, no? Quindi l'abbiamo detto anche l'altra sera, 35 anni sono, insomma, per alcuni sono pochi, ma secondo me 35 anni già ci sono delle esperienze da portare, da mettere in campo per fare le cose fatte bene. Per cui noi siamo dell'idea che siamo giovani, abbiamo la grinta dei giovani, con l'esperienza di una parte di vita vissuta e l'esperienza dietro di noi dei nostri gruppi di lavoro, che adesso qualcun altro vi spiegherà come sono nati e anche come funzioneranno, che vogliono portare a far crescere quest'idea, a farla diventare... a farla diventare realtà. Quindi questa sera non è che rifaremo tutto il passaggio sul programma, sulla presentazione delle persone, parleranno alcuni di noi e affronteremo qualche punto fondamentale. Passo la parola a Leo, che vi spiega come sono nati e cresciuti questi gruppi di lavoro. Grazie. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, abbiamo pensato di tirare fuori la prima slide che abbiamo realizzato con quest'idea. Dall'idea di realizzare una lista unica, o perlomeno di cercare di aggregare il paese, abbiamo detto come si può fare per mettere insieme tutto il paese. E abbiamo detto allora, per cercare di realizzare dei progetti, per cercare di aggregare tutto il paese, bisogna iniziare al contrario.
L'idea nuova è stata questa. Proviamo a costruire una soluzione partendo dalla risoluzione dei problemi. Quindi siamo partiti da quello che sarebbe servito a Belforte per arrivare a un certo numero di persone disponibili per portare avanti i progetti, per poi andare a identificare le persone che avevano tempo e voglia di poter rappresentare tutti i gruppi, per arrivare appunto al Consiglio Comunale. Quindi un gruppo di persone, e ogni argomento diventava a quel punto un obiettivo. Quindi il programma era semplicemente un obiettivo che con il suo consigliere e il suo gruppo di lavoro andava perseguito. E questa qui è stata la prima idea. E abbiamo fatto tanti incontri. Ho capito, ma funziona. Avviciniamoci un po', magari. Abbiamo fatto tanti incontri, ne abbiamo contati più di una dozzina. Molte persone a rotazione sono venute a questi incontri, hanno portato tutti contributo, chi per il sociale, chi per tanti altri argomenti. E a questo punto cosa abbiamo fatto? Ci siamo divisi i compiti. Quindi 46 persone che hanno dato massima disponibilità a portare avanti il progetto, alla fine i nominativi che sono diventati consiglieri sono rimasti ovviamente 11, e su questi 11 è stato scelto uno che poteva rappresentare tutti quanti come sindaco. Quindi abbiamo fatto il rovescio. All'inizio di questo lavoro nessuno si è mai preoccupato di quale, qualcuno sì, nessuno si è mai preoccupato di quale carica avrebbe ricoperto. Quindi una settimana prima della presentazione della lista abbiamo identificato le 11 persone. E questa è stata una cosa veramente bella. E poi riprendo più avanti dove spiegheremo un attimo il discorso dei gruppi, però tornerei un attimo con Piero. Allora, come vi ha detto Leo, i gruppi cosa devono fare? No, io non lo so. Allora, cosa devono fare i gruppi? I gruppi per portare avanti il loro lavoro hanno la competenza. Okay, quindi competenza vuol dire che uno quando si mette a fare una cosa sa di cosa parla. Io non ho tutte le competenze che servono per amministrare e per portare avanti tutti i lavori. Ognuna di queste persone ha nel loro gruppo persone competenti, e loro stessi sono competenti, per poter portare avanti quello che c'è da fare tutti i giorni. Quindi ordinaria amministrazione, progetti straordinari, soluzione dei problemi. Quindi una idea assolutamente fattibile nell'immediato è quella di formare una sorta di fondo cassa, capito? Noi vogliamo andare alla ricerca di risparmiare il massimo, di trovare dei contributi, di cercare dei piccoli finanziamenti, magari derivanti anche da delle donazioni. Questo fondo cassa ci deve servire subito per migliorare quello che nel nostro paese è carente, cioè noi dobbiamo migliorare il sociale, dobbiamo ripartire da prendersi cura di tutti, soprattutto delle persone più bisognose, no? Parliamo di anziani, parliamo di portatori di handicap, parliamo di persone sole, parliamo di persone che hanno perso il lavoro, che hanno famiglie, bambini da mantenere e non hanno le disponibilità. A questo fine, adesso interviene Davide, che vi spiega come che cosa potremmo fare con l'istituzione di questo fondo, di questa nuova iniziativa. Vai Davide. Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto voglio ringraziarvi per la presenza. E, come ha detto Pierpaolo prima, questa sera è l'ultima sera in cui si può fare campagna elettorale, dopodiché tutto quello che c'è da sapere sulle liste e chiaramente sulla nostra è scritto. Come avete potuto leggere, quello che noi ci proponiamo non sono opere faraoniche,
sono delle semplici esigenze e vogliamo dare delle risposte al Paese. L'idea di istituire un fondo, oltre che diciamo cercare in tutti i modi di reperirne altri, è un'idea molto importante che cercherà diciamo di rendere facile lo svolgimento e soprattutto la possibilità di portare avanti quel sistema di servizi che riguardano la sanità e il sociale. Proprio grazie al fondo infatti sarà molto più semplice andare a operare in questi settori, sarà semplice creare dei trasporti, sarà semplice creare dei sistemi di assistenza, sarà semplice anche cercare di rendere più efficienti soprattutto i servizi che già abbiamo e che devono migliorare. Detto questo, voglio dire che l'idea del fondo è un esempio importante per tutti, ma voglio farvi capire una cosa: sapete perché è stato fatto questo fondo? Questo fondo è stato fatto perché in gioco c'è la cosa pubblica, la cosa di tutti, il bene. E non ci dobbiamo mai scordare noi che prima di essere un sindaco, un assessore o un consigliere siamo cittadini e come tali ognuno di noi fa parte della comunità. Purtroppo in clima elettorale si sentono voci, si sentono chiacchiere sul proprio conto, sulla propria persona e soprattutto sui motivi per i quali uno si mette in gioco. Io voglio dire semplicemente che noi non siamo qui per fare un favore a qualcuno oppure perché qualcuno ce l'ha consigliato e insiste nel venirci qua. Noi siamo semplicemente qua innanzitutto perché abbiamo creduto nel gruppo permanente, perché siamo consapevoli e l'abbiamo scelto di aderire a questo gruppo in maniera pulita e responsabile, pagandone anche le conseguenze. E la parte più importante invece è quella, il motivo per il quale ci siamo messi qui è perché abbiamo dei progetti, abbiamo una visione diversa da quella che magari hanno altre persone, ma è comunque una visione che ha come obiettivo il bene di tutti. Penso che non ci sia niente di male se ognuno di noi si schiera da una parte e dimostra quindi il proprio pensiero, la propria ideologia. Noi crediamo innanzitutto nel nostro gruppo di persone, crediamo in Pierpaolo, crediamo in Enrico, in Leo, io credo in me, in quello che faccio, credo in Alessandro, in Nico, nella Federica, Federico, la Mara, la Francesca, la Denise. E chiaramente quello che voglio dire è che voi tutti, se ci aiuterete domenica, sarete parte integrante e fondamentale su cui si basa il nostro progetto. Vi ringrazio. Aspettiamo il microfono nuovo, andiamo avanti. Allora, ritorniamo al lavoro dei gruppi, perché questa sera vogliamo fare un esempio di come sono andate avanti, di come già stanno andando avanti le cose. Non siamo fermi alla presentazione della lista, abbiamo già fatto delle riunioni costruttive per arrivare a centrare degli argomenti rilevanti e fondamentali. Secondo noi il primo argomento in assoluto da trattare questa sera è il castello. Sì, castello. Sì, castello. Il castello, come dice giustamente la slide che Lando sta coprendo, è una risorsa enorme per il paese. Possiamo portare lavoro per persone di Belforte, portare turismo, dove turismo vuol dire anche lavoro per le attività commerciali. E cioè la creazione di un vero indotto dietro questa struttura. Attualmente lo vedete tutti com'è, no? Quindi lo stato di degrado, cioè dell'attività che dovrebbe essere fatta al castello, penso che sia sotto gli occhi di tutti. Cioè, è una struttura ferma, è una struttura che non sta assolutamente dando quello che è il proprio potenziale. Ci sono queste condizioni all'interno del castello. Sono dovute non a qualcuno che è andato lì a rovinare, cioè sono dovute
a una mancata manutenzione che deriva da un mancato utilizzo, capito? Non è, questa è l'umidità che rovina i muri, la parte del borgo, il piano terra è tutto così, capito? Quindi ci sono delle cose da fare, degli interventi da fare immediati. Qual è la nostra volontà sul castello? Noi vogliamo rientrare al più presto in possesso della struttura come comune. La gestione del castello deve essere fatta dal comune di Belforte. Avremo poi un periodo per risistemare le cose e poi vogliamo farlo ripartire più forte di come era prima. Ricordate quando avevamo 70-80 persone in più a Belforte che venivano a scoprire la nostra cultura, giusto? Quindi questo è quello che vogliamo fare e lo facciamo subito, perché la decisione di riprendere il castello in gestione diretta dell'amministrazione comunale lo faremo. Allora qualcuno dirà: sarà impossibile perché la gestione dovrà essere fatta con dei dipendenti. Troveremo il modo per farlo. Non sono utopie, non sono voglio dire progetti impossibili. Ci potrà essere la costituzione di una cooperativa di gestione, una gestione diretta da parte dell'amministrazione, degli uffici comunali. Noi vogliamo gestire da soli il nostro castello, le nostre risorse, ok? Dietro questo ci sono, come dire, una visione degradante del nostro paese. Il nostro paese è fermo, ci sono tante altre cose ferme nel nostro paese, il castello è la più evidente. E per far ripartire queste cose bisogna fare dei lavori, impegnarsi per ricreare delle nuove opportunità. Su altri due punti che i gruppi di lavoro hanno già sviluppato e sui quali abbiamo già delle idee ben precise su come andare avanti, adesso vi parla Mirko, che magari si riallaccia anche ai primi interventi che ci sono da fare sulla struttura del castello. Grazie. Buonasera a tutti, vi ringrazio per essere così numerosi anche in questa serata che proprio il tempo non è dei migliori. Praticamente il discorso che vi volevo diciamo fare stasera era proprio quello della frana. La frana praticamente è sulla provinciale e ha rovinato anche il ponte, quello del castello. Io 20 giorni fa ho ricevuto la telefonata di Galluzzi della provincia, che mi ha detto che, io l'ho chiamato prima, ci ha detto praticamente che il progetto era in stato di elaborazione e che sarebbe poi stato inviato alla comunità montana. Dopodiché, dopo il protrarsi di una settimana così, i cittadini di Calisabetta hanno fatto una lettera controfirmata da tutti, una raccomandata mandata al comune, alla provincia e anche alla Marche Multiservizi. Praticamente a Galluzzi però io gli ho fatto personalmente un appunto, gli ho detto: guarda, lui praticamente mi ha detto che c'era la copertura finanziaria della provincia. Io però gli ho fatto questo appunto: se i lavori sono stati in quel caso fatti dalla Marche Multiservizi, secondo me, gli ho detto, è molto meglio, visto che la Marche Multiservizi ha delle assicurazioni miliardarie, è molto meglio andare a cercare anche i soldi alla Marche Multiservizi, che secondo me è la causa di questa frana. Lui mi ha detto che ci aveva già pensato, che praticamente ha parlato con i dirigenti della Marche Multiservizi dicendo: nel caso che andiamo a fare i lavori scavando, si vede che le responsabilità sono anche dei lavori che si sono fatti, che per me è una cosa palese, e i responsabili della Marche Multiservizi si prendono la loro responsabilità. Dopodiché ci è ritornata una lettera due giorni fa della provincia, dove hanno detto che il progetto è stato già inviato alla comunità montana. Ho chiamato la comunità montana mi ha detto che è vero che è stato protocollato questo progetto e che la commissione paesaggio, per avere l'autorizzazione paesaggistica, praticamente avverrà in tempi brevissimi, vuol dire nel giro di una settimana. Dopodiché i prossimi giorni, e siamo fermi qua, praticamente i prossimi giorni chiamerò anche Grandicelli per sapere quando faranno la delibera, da dove provengono questi soldi, e quando faremo, quando si eseguiranno i lavori, andremo anche a vedere lì sul posto le cause di questa frana, in modo di andare proprio a vedere se è il caso,
che secondo me è il caso di andare a chiedere anche i soldi alla Marche Muzio Servizi che ha fatto i lavori alla Frana. E poi altre cose praticamente sono il castello, la foto che abbiamo visto prima, praticamente due o tre giorni fa siamo andati al castello a fare un po' di foto, Pierpaolo, e diciamo che il castello ha delle umidità di risalita e addirittura piove anche dal tetto nella sala dove c'è un affresco e quando piove allaga praticamente tutto il pavimento. Secondo me è urgente fare anche dei lavori di manutenzione non più ordinaria ma anche straordinaria. Per esempio sopra il tetto le cole saranno piene perché c'è tanta erba, c'è tanta terra, bisognerà fare in qualche modo, spendere i soldi per rimettere a posto sia all'interno le stanze, rifacendo gli intonaci dentro di umidificanti, e anche il tetto con un ponteggio e tutto. I soldi per il castello non dovrebbe essere proprio difficile a trovarli nei fondi che ci sono della provincia, ma adesso i soldi purtroppo sono sempre di meno. Un altro punto che volevamo estrapolare è proprio anche quello della benzina, dove personalmente io, avendo anche due macchine a casa, trovo molto molto impegnativo andare a fare la benzina, andare a fare il pieno fuori da Belforte, e quella è una cosa che noi ci dobbiamo impegnare a ripristinare al più tempo. Io adesso non conosco bene la storia dell'impianto di benzina, perché mi dicono che era stato diciamo preso in gestione da persone che legalmente non erano a posto. Mi sembra che lì sotto c'è addirittura tipo anche le botti piene di nafta. Io non so come si potrà adesso andare a ripristinare questo impianto, perché mi sembra di aver capito che è sotto sequestro, però noi ci dobbiamo impegnare i prossimi anni per forza a ripristinare questo impianto, oppure addirittura anche pensare di farne un altro in un'altra locazione, che quella, se devo dire la verità, secondo me non è proprio il punto più bello per fare un impianto di benzina a Belforte. Poi dopo altre cose, chi vuole praticamente può venire benissimo a chiederci con i gruppi di lavoro, diciamo si riuscirà a lavorare bene anche per risolvere questi problemi, penso, perché siamo tutti competenti in materia e nient'altro. Adesso lascio la parola a Piccolo Piero. Allora, è chiaro che ci sono problemi legati a un mancato controllo, no? Penso che sia chiaro a tutti questo. Qui c'è una situazione di mancato controllo. Questi sono problemi che dovremmo risolvere nell'immediato. Ok? Un'altra cosa di cui ci vogliamo occupare nell'immediato è la situazione dell'acquisto, della compravendita, della gestione, di tutto quello che abbiamo sentito dire sulla parte, no, del gaggio, di Camarcucci, di tutti i poderi, diciamo, che fanno parte della zona supera il fosso, insomma, no? Se dico qualche parola in dialetto mi capito uguale, no? Penso che già sia il grosso problema. Allora, noi vogliamo dire una cosa. Innanzitutto, se l'amministrazione attuale ha creato dei presupposti per cui queste zone possono rimanere accessibili, fruibili a tutti, noi porteremo avanti questa cosa, questa battaglia, come la chiama qualcuno, no? Però non ci togliamo dalla responsabilità di dover gestire anche altre situazioni. Cioè, chiunque sarà il nostro interlocutore fra un mese, fra una settimana, fra sei mesi, non so quant'è che verrà, chiunque sarà il nostro interlocutore, un ente pubblico, che può essere la regione, la comunità montana, noi, voglio dire, dobbiamo andare dentro questo problema, non l'abbiamo ancora sondato, non abbiamo i documenti, le carte, ok? Quando saremo in grado di capire di chi è questa zona, noi faremo solo una cosa che è l'unica fattibile, cioè di lasciare, di rendere anzi libera, fruibile questa zona a tutti. L'impegno è libero per tutti. Quindi questa cosa
la faremo con la forza di un paese, 50 persone operanti nei gruppi di lavoro che stanno crescendo, i consiglieri, gli assessori, e davanti a tutti a tirare le fila e a portare la voce di Belforte se è il sindaco. Ok? Quindi noi ci impegniamo perché il gaggio resta di tutti, ok? Non è che c'è qualcuno che non ha capito questo. Sono ritornato a parlare dei gruppi di lavoro, no? Questa cosa ormai ce la sta passando tante volte nei nostri incontri, sta passando quando parliamo con la gente, sta passando grazie ai nostri organi di diffusione mediatica attraverso la rete, Facebook, tutti strumenti di grande utilizzo e moderni. Il funzionamento dei gruppi è la base di tutta la nostra attività. Noi avremo dai gruppi di lavoro continui stimoli, saremo continuamente controllati in quello che facciamo. Le persone che qui si propongono hanno paura dei gruppi di lavoro, perché i gruppi di lavoro staranno lì a guardare cosa fanno e a chiedergli continuamente di fare di più. In questo senso, adesso vi passo la parola a Leo, che vi racconta un pochino cosa fanno queste persone quando si riuniscono, e vi farà anche qualche riferimento su quello che dicono in giro di questa iniziativa. Vai Leo. I discorsi li abbiamo fatti tanti, andiamo proprio nell'operativo. Gruppi di lavoro. Intanto, con grande orgoglio, ci sono due fonti di informazione che ci hanno menzionato come la lista tecnicamente più completa di tutta la provincia di Pesaro. E io ci terrei, anzi prima, io vorrei, non lo voglio dire con parole mie, ma voglio leggere quello che scrivono, e poi abbiamo citato anche la fonte. La fonte è su Facebook lab.massatrabaria oppure anche www.altometauro.net. In questo periodo si stanno occupando proprio della campagna elettorale e seguono tutti i comuni. Io vi leggo cosa scrivono della nostra lista. Torniamo perché c'è anche un altro argomento che, se riterranno opportuno, parla dell'altra lista, l'affronteranno da soli. Torniamo a parlare di Belforte all'Isauro, cari amiche e amici, e questa volta lo facciamo per evidenziare un esempio di buona e sana politica. E infatti, in questo piccolo paese di neanche 800 abitanti dell'Alta Valle del Foglia, al confine con la Toscana, che si nasconde, tra virgolette, forse uno tra i più interessanti spunti di questa campagna elettorale nel panorama della provincia di Pesaro Urbino. E io a questo punto farei un applauso a tutti quelli che stanno lavorando, perché si parla di più di 100 persone. Io credo che essere portati come esempio deve essere motivo di orgoglio. E a questo punto vorrei fare una considerazione proprio personale. Gran Canaria. La considerazione personale va in una direzione. E molti a Belforte non hanno compreso, o forse non l'abbiamo comunicato bene noi, il senso dei gruppi di lavoro. Ma è molto normale, comprensibile, perché nella storia dell'amministrazione e anche delle aziende ci sono sempre stati due modi di impostare le cose. C'è stata la situazione con il padrone che dà gli ordini agli operai, quindi l'azienda padronale, dove per tenerli buoni bisogna pagarli, oppure la realtà dove te motivi le persone e con entusiasmo fanno le cose. Beh, noi abbiamo sposato la seconda. Non c'è il padrone che dà gli ordini, ma c'è un gruppo di lavoro. C'è uno che coordina, perché
chiaramente se non c'è uno a capo viene fuori un casino. Ci vuole un coordinatore, un bravo coordinatore. E a tal riguardo io sono fermamente convinto, e l'ho già detto anche le altre volte, e porto dentro di me una grande stima di un bel fortino doc. Io lo ritengo un fuoriclasse, Alvaro Boscarini, che mi ha insegnato a lavorare, sono stato 20 anni con lui, le sue aziende sono impostate su questo. Ho imparato a lavorare con lui e lui ci ha costruito una delle realtà più importanti a livello europeo, e neanche la crisi l'ha piegata. È una delle poche aziende che ancora funziona e funziona bene, con tutte le difficoltà del periodo, ma funziona bene, impostando con i gruppi di lavoro. La crisi, le prime aziende che ha fatto traballare sono state quelle padronali, con tutto il rispetto che posso portare, perché ho avuto grandi difficoltà. L'azienda padronale è fatta di accentratori. L'accentratore è un tuttologo. Il tuttologo, quando ci sono le difficoltà, non può sapere tutto. Gruppi di lavoro invece sono composti da persone. Da persone che hanno diverse competenze. Si va dalla competenza della sanità, dalla competenza della legge, della finanza e di tutti gli altri argomenti. Lascia me. Vabbè, comunque guarda. Mi devo spostare? Pensavo che era questo caso. Va bene. Comunque sia, ecco, questa qui era solo un'introduzione. E io comprendo benissimo chi non riesce a focalizzare il discorso gruppi di lavoro, perché magari è semplicemente più propenso all'azienda padronale. Con tutto il rispetto per l'una e l'altra soluzione, non ce n'è una che va bene e una che non va bene. Due modi diversi di lavorare. Quello che importa sono i risultati. Quali sono i risultati che si portano a casa? Noi riteniamo fermamente che per portare a casa i risultati nel paese si spazia su troppi argomenti e con tutta la buona volontà il tuttologo farà sempre grandi difficoltà ad arrivare preparato su tutti gli argomenti. Allora. Pronto. Hai riconosciuto il padrone. Bene, torniamo ai gruppi di lavoro. I gruppi di lavoro li abbiamo divisi per priorità. Li abbiamo divisi per priorità perché dalle riunioni che abbiamo fatto tutti insieme nel comune, dove la maggior parte di voi ha partecipato, abbiamo identificato 10 priorità, che va dalla valorizzazione del territorio, i lavori pubblici, scuola, cultura e tradizioni. Comunque sì, non li voglio elencare tutti quanti. Però abbiamo cercato di creare dei gruppi variegati. E a tal riguardo mercoledì abbiamo fatto il punto della situazione, eravamo quasi 50 persone qui di sopra, tutti insieme noi dei gruppi di lavoro, per capire un attimo a che punto eravamo arrivati. E ogni singolo argomento lo vedevamo in 3.000 modi diversi, però alla fine il risultato era bellissimo, perché c'era il parere della casalinga, dell'avvocato, del medico, di uno che non c'entra niente con l'argomento specifico. Quindi facendo l'analisi trasversale veniva sempre un risultato eccezionale, e questo ci è piaciuto molto. E io a tal riguardo c'ho un piccolo sasso nella scarpa personale, poi magari quelli dei gruppi prenderanno le distanze. I gruppi sono stati sempre aperti, dall'inizio, e lo sono tuttora. E negli ultimi 10 giorni si sono aggregati altre 7-8 persone che hanno chiesto cosa bisogna fare per entrare nei gruppi. Bisogna semplicemente entrare a far parte e collaborare con tutti gli altri. E quando sento dire che qualcuno non è stato accettato nei gruppi, non è assolutamente una verità. A me ha fatto addirittura molto piacere quando Sauro mi ha telefonato e mi ha detto una cosa bellissima. Ha detto: complimenti, bel progetto,
l'avrei voluto fare io. Bello, l'ho ringraziato. Gli ho anche detto, perché non fai parte con noi? Non ne voglio sapere, voglio starne fuori. Poi ha cambiato e ha deciso di fare una lista. Però il fatto stesso che abbia detto, è una bella idea, l'avrei voluto fare io, mi ha riempito di gioia. Un altro nome che ci tengo a fare, perché è un altro sasso che non la scarpa, in tutte le nostre riunioni eravamo arrivati addirittura anche a ipotizzare alla candidatura di Albano, anche come sindaco, ci avevamo pensato. Questo è dimostrazione che noi non abbiamo mai chiuso le porte a nessuno, sono sempre state aperte le porte, e quando la gente veniva alle riunioni non erano mai da soli, ma rimangono aperte, perché strada facendo, se dovessimo raccogliere i consensi, noi siamo pronti ad aggregare tutti quelli che vogliono, perché più idee ci sono, più esigenze possiamo affrontare e più saremo efficaci nel territorio. Grazie. Questo è un cimelio che ci porteremo dietro per sempre. Questo qui credo che sia stato il primo programma fatto con tutti i cittadini. Questo per noi non è un contratto, è di più, perché qui ci sono scritte tutte le cose che servono al Paese. Qui ci sono le varie persone che hanno detto, secondo me serve aiutare gli anziani. Ho capito, l'abbiamo sempre detto, è una cosa normale. Sì, però io sono disposto a fare qualcosa per aiutare gli anziani. Tutte queste cose qua, questo foglio ce lo portiamo dietro. L'abbiamo appeso nella nostra bacheca e non vediamo l'ora di cominciare a fare le crocette sulle cose che abbiamo fatto, perché sono cose semplici. Qui non c'è né il ponte sullo stretto di Messina e non c'è neanche la funivia che va alla Toriola, però ci sono priorità che riguardano la Toriola, ci sono priorità che riguardano il castello e tutti gli aspetti di Belforte, e se qualcosa ci è sfuggito, che strada facendo viene fuori, lo affronteremo, e più siamo e meglio è. Grazie. Allora andiamo verso la chiusura, mi sembra che... Beh, però se non è tutto l'italiano, quindi possiamo stare mezz'ora a dire votate lista numero uno, non fa, mi messo a star like. Allora, vi ricordate in un intervento iniziale abbiamo parlato dell'apertura di un fondo, di una ricerca di qualche soldo da poter destinare a delle operazioni a sfondo sociale. Abbiamo parlato che potremmo andare a chiedere qualche donazione a qualche azienda, cercare qualche contributo, canalizzare qualche contributo statale. Ma per fare le prime cose che vogliamo fare, siccome non possiamo aspettare tanto tempo per cominciare subito a lavorare, noi ci siamo dati questo tipo di compito che parte un pochino più da lontano. Allora, il lavoro di 50 persone, 47 adesso, più qualcuno se ne sta aggiungendo, eccetera, è un lavoro totalmente gratuito, di volontariato. Cioè, tra di noi ci sono persone che faranno il consigliere o l'assessore, che daranno disponibilità di mezze giornate, no? Quindi c'è chi starà sempre a disposizione. Abbiamo la copertura totale per tutti i giorni del comune, ok? Non è che dici, ah, Pierpaolo lavora, non c'è mai, come faremo? Pierpaolo innanzitutto fa un lavoro autonomo, quindi si gestisce e diventerà ancora più bravo a gestirsi, perché ci sarà l'aiuto di tanta altra gente. E queste persone vi daranno un ulteriore appoggio. Cioè, non è che Pierpaolo saprà delle cose che lei o Enrico, Mirko, la Denise non sapranno. Quindi ognuno per la propria competenza e anche in
senso assoluto, cioè per la maggioranza delle cose che ci sono da fare sarà sempre informato. Noi facciamo riunioni veramente aperte a tutti i consiglieri, a tutti i componenti dei gruppi di lavoro. Vedrete che ci sarà una grande apertura verso tutti, ok? Le nostre giunte non saranno fatte al martedì pomeriggio alle 4:30 quando tutti lavorano o al venerdì alle 3 del pomeriggio. Noi pretenderemo che la segretaria venga da noi al sabato mattina e faremo la giunta al sabato mattina, quando tutti sono disponibili, quando tutti possono venire a dire la loro, no? È inutile fare degli incontri se c'è chi non può venire. Sbaglio, ragazzi? Detto ciò, abbiamo parlato di disponibilità, di altruismo, di volontariato, di impegno volto al bene comune, al bene del nostro paese. Come possiamo pensare che qualcuno percepisca dei soldi per fare certe cose? Come possiamo pensare che io pretendo 500, 600 euro, adesso non sappiamo neanche quant'è, per fare quello che fanno anche loro? Come possiamo pensare che Leo deve avere 70 euro al mese invece che il partecipante ai gruppi di lavoro che non ha niente? Noi non prenderemo niente. Questi soldi li mettiamo a disposizione. Sono tutti a disposizione delle iniziative sociali che vi ha illustrato Davide, che verrà, come dire, coadiuvato in questo compito dalla Mara e dalla Francesca e dai loro gruppi di lavoro. Qualcuno l'altro giorno, quando provavamo a mettere in piedi questa idea, no, ci diceva: ma vedrete che non sarà facile, perché magari ci sono delle regole per cui non si possono dare i soldi, lasciare lì. È lo stesso, faremo delle donazioni, prendiamo i soldi e facciamo la donazione. Noi non dobbiamo essere pagati, non è il nostro futuro l'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale sarà il passaggio di questi 5 anni. Poi ci sarà qualcuno che sarà dopo di me, dopo di loro, che sarà stato instradato. Ci sarà qualcuno che avrà voglia di fare il sindaco, non sarà un problema trovare chi vuol fare, dice, oh, chi, non c'è nessuno che sta in lista, perché dobbiamo creare l'entusiasmo, il ritorno dell'entusiasmo nel seguire la cosa pubblica. E con questo io ho finito. Vi ringrazio tutti. Allora, come... Si è dimenticato di dire come si vota. Tanto si casa? Beh, un altro padre non più. No. Allora... Leo mi continua a suggerire dei concetti, lui mi dice 2 parole, io dopo ne devo dire 200, capito? Quindi è un po' fatica mettere in via. Allora, innanzitutto penso che come si vota, lo vedete dalla scheda che c'è adesso sulla slide, per una Belforte, come abbiamo detto noi, si vota nel simbolo Gruppo Permanente Belforte, dove di fianco c'è scritto che il sindaco lo fa Pierpaolo Pagliardini, e subito sotto si mettono nome e cognome del candidato. Potete andare anche con la penna nera o la penna blu, non è per forza che dovete usare la penna rossa come se nel simbolo. Allora, noi abbiamo parlato di gioventù, di entusiasmo, di grande aiuto da parte di persone esperte, di nostre esperienze che penso che sono anche rilevanti, no? Perché tanto non siamo proprio piccoli tutti quanti. Quello che faremo sarà super visibile a tutti.
La presentazione è stata ripresa dal nostro amico Gaetano, ha avuto su Facebook più di 350 visite, non so se l'avete vista tutti, ma 350 sono un bel numero. Ha superato il Mercatale, che sono molto più grandi per una presentazione che dura un'ora e 40 minuti. Superiamo... E non è che mi sono messo giù io a fare tante visualizzazioni una dietro l'altra, perché sono state fatte da tante persone. Allora, questo è uno strumento fondamentale. Quella telecamera lì è una cosa che noi non ne faremo più meno. Cioè, Tripolone stasera voleva venire a fare la ripresa, capito? È passato in piazza, l'abbiamo costretto. Perché per noi questo strumento è uno strumento di trasparenza. E c'è chi ha paura, eh? Vabbè, ho dovuto sospendere una trasmissione, quattro liste non sono volute venire, di cui una proprio terrorizzata. La verità delle volte fa paura. Allora, la trasparenza, che è il cardine di tutto quello che vogliamo fare, cioè il fatto di non fare cose senza che tutti ne siano al corrente, senza che le persone, non dobbiamo trovarci a fare degli errori e poi rincorrerli perché me potevi di prima che avevi questa visione, me lo potevi di prima che c'era un'informazione in più che io non sapevo. Io te lo dico adesso quello che sto facendo. I nostri consigli, se saremo tutti d'accordo, perché dopo ci sarà maggioranza e minoranza, potremmo mettere una webcam tutte le volte che ci riuniamo, perché come mi ha insegnato una persona più grande, più esperta di me, un adulto, io sono grandino anch'io, però questo è più grande di me, non bisogna mai dire cose che non potremmo ridire e sostenere davanti a 100 persone. In due non dobbiamo dire cose che non possiamo poi sostenere davanti agli altri. Grazie a tutti, buona serata.